nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà. Amiche ed amici sportivi, ben ritrovati in Correre per Sport. Alberico, finalmente siamo arrivati. Ebbene sì. Alla 34esima edizione del Vivi Città. Domenica sarà, speriamo, ci auguriamo, una bella Certamente. Giornata di sicuro, anche se... Le previsioni ci metterebbero abbastanza tranquilli, con una bella giornata di sole, temperature miti. E prima di presentare gli ospiti, un doveroso ricordo del compianto Paolo Di Giampaolo, che non è più con noi. Proprio ieri ci sono stati i funerali, lo vediamo qui con la tuta Teleton, sempre con il suo sorriso, lo vogliamo ricordare in questo modo. È stato il primo a portare il Vivi Città a Pescara. Ricordiamo che il Vivi Città nacque all'Aquila per l'Abruzzo e poi si trasferì a Pescara proprio grazie a Paolo Di Giampaolo. Ieri c'è stato l'ultimo saluto con tantissimi veri amici che lo hanno salutato. E devo dire, anche l'ultimo saluto di Paolo è stato qualcosa di veramente creativo, perché un funerale così particolare non l'avevo mai visto. Con il brindisi finale con i vini di Paolo, praticamente. Ovviamente domenica sarà l'occasione per celebrare Paolo, ricordarlo prima della partenza. Non è retorica, ma un uomo di una semplicità estrema, nel senso che non era mai incavolato con nessuno, o quantomeno non parlava mai male di nessuno, e lo ricordiamo veramente, veramente sempre con il suo grande, grande sorriso. Ciao Paolo. Ciao Paolo. Andiamo a presentare i nostri graditissimi ospiti, Gianluca Lufrano, stavo per chiamarti Gianfranco. Gianluca Lufrano, buonasera, dalla famiglia Lufrano, il capostipite. Quello che va più piano, naturalmente. Quello sempre. Che va più piano, quello che mantiene, che abbassa... Che abbassa il livello. Abbassa il livello. Dicevo. E non sei qui come atleta, come responsabile statistiche Lega Atletica WISP. Sì, ben arrivato, grazie. Soprattutto nella famiglia WISP, anche grazie. Se eri tesserato, ma adesso hai un bel compito. Sì, infatti, torneremo tra poco con Alberico, che ti farà diverse domande. Torna con piacere il professor Marco Lombardo. Buonasera professore. Buonasera. Presidente provinciale, responsabile nazionale della LILT. La corsa, lo sport, il movimento, prevenzione, che è meglio che curare, sicuramente. Noi ci auguriamo sempre che tutti i professori un domani rimangano a spasso, senza lavoro, ce lo augureremo tutti quanti, di prendere lo stipendio senza lavorare. Purtroppo sappiamo che succede completamente al contrario, che il lavoro è tanto di più, certo, veramente certo. Ne parleremo tra poco, la prevenzione. Poi ho saputo poc'anzi, con il sorriso, la simpatia di Benjamin Adugna, buonasera e bentornato. Buonasera Roberto. Reduce dalla maratona di Roma, bella prestazione. E tra poco il professore ci dirà anche che nella tua Etiopia, da dove vieni, è stato fatto qualcosa di importante anche con la LILT, l'associazione LILT. Ne parleremo tra poco. Accanto un cantautore, Alfredo, buonasera Alfredo. Buonasera. Scogna, che viene da Guardia Grele, ma da Guardia Grele possiamo dire a New York? Sì, diciamo a New York. Cantautore, perché nel Festival di New York tu sei stato scelto addirittura da Radio Italia come responsabile del Centro da Italia. Antonio Vandoni, direttore artistico di Radio Italia. Beh, una bella soddisfazione, ma anche una bella... Qui a mettere in luce
un parente dello sport che poi è la musica. Certo, la musica che aiuta tantissimo. E a proposito, Benjamin, sicuramente hai ascoltato alla partenza il tenore abruzzese Carlo Assogna, che era presente alla partenza della Maratona di Roma e poi anche all'arrivo. Anche all'Expo il giorno precedente ha veramente deliziato tutti con i suoi gorgheggi. Questa è un'idea del grande Claudio Mizziche, vulcanico, che portò già dalla passata edizione questo tenore Carlo Assogna a Roma. Alberico, andiamo con il nostro Gianluca, anche perché oggi andiamo di corsa, quattro ospiti importanti e abbiamo poco tempo. Devo dire che con Gianluca perderemo qualche minuto in più perché ci presenta un lavoro molto molto importante. E mi prendo qualche beneficio perché lo presenta certo. Come Lega Atletica, però è un'idea sua che ha portato avanti. Gianluca ce la illustra e la troveremo nei prossimi giorni, forse sul già sito, con il Vivicittà, sul sito atleticawispabruzzo.altervista.org. Ci auguriamo che vada più veloce di quanto corre. Per parlare, non lo so, a correre, quella è la mia media, e quella non posso farci niente. Di cosa si tratta questo lavoro statistico? Sì, questo è un lavoro che è nato da questo gruppo di lavoro che abbiamo fatto con la WISP, nuovo, persone nuove, e noi vogliamo dare un'immagine anche un po' diversa alla WISP, vogliamo cercare di mettere la WISP al centro di queste gare, delle gare che si svolgono, già vediamo dandogli qui un'idea, un'immagine un po' diversa. Già vediamo qui quella che è una localizzazione, diciamo, geografica, di che cosa si tratta? Sì, l'idea che ho avuto è quella di partire un po' dal territorio e trasformare un po' quello che è il calendario delle gare, che sono tantissime, però di renderlo più visibile e di trasformarlo e metterlo sul territorio. Quindi, di creare, quindi i puntini verdi sono le gare. I puntini verdi sono le localizzazioni delle gare, quindi ho creato una mappa, diciamo che penso che sia una cosa nuova come visione. Google umano. Sì, infatti. Il running Google. Il running Google. Ho trasferito sul territorio quelle che sono le manifestazioni inserite nel calendario. Ma non ti sei fermato qui? Ma l'idea è proprio questa, quella di voler dare una visione diversa alla gara che facciamo. Quindi, partendo dal territorio, sono andato avanti e ho cominciato a vedere il calendario in maniera diversa. Beh. Non è più un semplice tabulato di date, luoghi e manifestazioni, ma è una serie di dati che queste gare ci danno. Qui possiamo già vedere dove e quando vengono svolte queste gare, perché il calendario è analitico, però con questo grafico possiamo già vedere che le gare naturalmente vengono svolte in maggior numero. Tre mesi vale tutto l'anno, giugno, luglio, agosto, si parte alla grande, ci sono tantissime manifestazioni che si concentrano, però come possiamo vedere si concentrano tutto l'anno, nel corso di tutto l'anno. Per cui il calendario può essere arricchito non solo a luglio e agosto, ma spalmato un po' su tutto il periodo annuale. Ma visto così la visione comincia a cambiare, comincia ad avere un'ottica un po' più globale, quindi avere un'idea più concreta di quello che stiamo facendo. Questo per quanto riguarda le gare. Poi abbiamo fatto un'analisi anche per quanto riguarda gli atleti e la loro partecipazione. Sì, perché noi abbiamo capito che le gare di per sé sono un contenitore, quindi ci danno una serie di informazioni, tantissime informazioni in realtà, che noi possiamo utilizzare per poi mettere a disposizione di tutti per capire che cos'è questo movimento, qual è effettivamente, che numeri ci dà. Già qui possiamo vedere, anzitutto lo studio è uno studio che va avanti nel corso del tempo, perché chiaramente noi facendosi le gare, più gare facciamo, più dati possiamo avere e quindi, più possiamo studiare. Quindi potremmo dire che man mano che vengono disputate le gare noi avremo una statistica aggiornata. L'obiettivo sul è proprio quello, di dare uno strumento che verrà aggiornato nel tempo, proprio perché manifestazione dopo manifestazione acquisiamo queste informazioni, le trasferiamo in questi grafici. Mai successo nel mondo dell'atletica? Mai. Sì, perché adesso bisogna un po' rinnovarsi, no? Bisogna un po' cambiare l'ottica, perché finora l'atletica è stata, diciamo, un po' frammentata, no? Le singole gare sparse qui e lì sul territorio, però non è che si capiva bene effettivamente di cosa stiamo parlando. Guardando questi primi dati,
già si comincia ad avere un'idea, perché sia dove vengono fatti, sia quando vengono fatti, capirci di più. Anche per quanto riguarda le categorie, hai fatto una classificazione gara per gara, tra l'altro. Sì, questa andrà avanti gara dopo gara, chiaramente, poi vediamo come aggiustare i grafici, però già qui ci dice molto, perché ci dice che il movimento di atleti che avvengono durante le gare è tantissimo. Infatti abbiamo visto il numero di partecipanti era molto alto. Però noi quello che vogliamo fare è anche capire la WISP, che risultati dà, qual è la partecipazione WISP all'intero, diciamo, meccanismo delle gare, perché come abbiamo visto prima ho cercato di analizzare, di evidenziare quelle che sono i numeri della WISP rispetto a tutti. Possiamo già vedere che i numeri sono buoni, insomma. Sono bravo, complimenti ancora Gianluca. Grazie. Ma non finisce qui. Va bene a correre, ma è molto bravo in scrivania. In scrivania, sì, mi diverto a fare queste cose, perché è un divertimento sia a correre che... Professore, bentornato. Grazie. Ci porta delle belle notizie, sicuramente sì. Partnership del Vivicità, ormai un connubio che si ripete da un po' di tempo. Il movimento che... Per curare, soprattutto per prevenire più che curare. Per quale motivo la LILT è qui, ed è qui come ogni anno, ed è presente? E perché noi della Lega Italiana per la lotta contro i tumori ci occupiamo di prevenzione primaria, secondaria e terziaria. La prevenzione primaria è la più bella in assoluto, perché significa non far comparire la malattia, cioè evitare che la malattia insorga. Ora è stato dimostrato, bellissima questa dimostrazione statistica, anzi adesso come l'ILT vediamo di sfruttare anche alcuni di questi dati e istogrammi che ci ha portato, è veramente fondamentale, importante, perché è stato visto che le attività fisiche insieme agli stili di vita corretti possono abbattere in 10 anni l'incidenza del cancro del 40%. Ora, 40% è una cifra enorme. Pensate che in Italia si ammala una città come Siena ogni anno di tumore del polmone. Pensate che noi con le cure, soprattutto tradizionali, chemioterapici, ma attualmente anche con l'immunoterapia, con le nuove molecole intelligenti, eccetera, riusciamo a curare il 60% dei pazienti. Qui abbiamo invece uno zoccolo duro del 40% che non si riesce a guarire. Lo curiamo, però non guarisce. Per cui è importantissimo cercare di puntare tutto. Questo scusa, riferito al tumore ai polmoni? In generale, tutti i polmoni, tutti i tumori. Allora, come responsabile e coordinatore regionale della regione Abruzzo, ho tenuto fortemente in evidenza questo discorso dello sport, tant'è vero che abbiamo creato un protocollo di intesa con il CONI e un protocollo di intesa con il MIUR, perché dobbiamo incidere soprattutto sui giovani, sui bambini, sui ragazzi, e abbiamo cominciato a lavorare prima con le scuole medie superiori, sono 7 anni ormai che facciamo questo lavoro. E adesso siamo arrivati, abbiamo lavorato con gli scout, e adesso siamo arrivati alle scuole elementari. Siamo stati a Passo Cordone e abbiamo avuto un'esperienza bellissima con questi bambini delle scuole elementari, a cui abbiamo proposto anche un librino, lo chiamo io fra virgolette, in cui c'erano delle domande, delle figure, delle raffigurazioni sulla prevenzione. Lo sport è fondamentale, da solo lo sport insieme agli stili di vita abbiamo detto 40%, ma lo sport... Non basta solo lo sport. Lo sport, certo, perché, ma dicevo, lo sportivo in fondo è anche una persona che ha degli stili di vita corretti, altrimenti non potrebbe fare lo sportivo. Non solo, invece ma... di andare a correre o andare in bicicletta, si troverebbe dentro un bar. Ma sicuramente non si appesantisce durante i pasti, perché deve fare attività sportiva, sicuramente. Tra virgolette, si vuole bene. Si vuole bene, perfetto.
È con grande soddisfazione che dopo tanti anni che diciamo queste cose, noi oncologi, mangiare 5 volte al giorno frutta e verdura, se stare in movimento continuo, non stare davanti alla televisione, eccetera, ormai queste cose sono diventate un patrimonio comune, certo. Tant'è vero che sono uscite le regole europee per la lotta contro il cancro, dove si vengono elencate tutte questi meccanismi e queste possibilità. E lo sport da solo 10% di riduzione dei tumori, ma perché? Perché lo sportivo è una persona magra. Pensiamo che in Italia, in Abruzzo in particolare, c'è ancora una fetta di bambini che è in sovrappeso o obesa e questa fetta è pari al 30%. Quindi, basta guardare poi Alberico e Benny qua, come sono magri, anche perché loro potrebbero mangiare anche le pietre, tra l'altro, per quello che fanno. Dipende, c'è sempre un meccanismo di compenso fra l'introduzione, il consumo e poi la qualità di quello che si consuma e si introduce. Quindi dicevo, veramente fondamentale. Stamattina in conferenza stampa io dicevo sono qui perché sono portavoce di una guerra, di una battaglia dove non ci sono né vincitori né vinti, cioè solamente la malattia che non compare. Pensiamo ai milioni di persone che potrebbero non ammalarsi, certo. Sarebbe un risultato eccezionale. Basterebbe poco, ma con un po' di intelligenza, un po' di impegno. E questa è tutta prevenzione primaria, è questa attività di prevenzione primaria che adesso, senza andare in analisi, svolgiamo ormai da circa 10 anni con risultati favolosi, perché la popolazione ha acquisito questi dettami in maniera profonda. Oggi si è più informati, si è più preparati. Oltre al fatto della salute mentale che porta lo sport, la secrezione di endorfine, di sostanze che fanno migliorare anche la psiche. Grazie professore. Benjamin Adugna, Venezeta, sei tornato dalla maratona di Roma, tu che da quando sei arrivato dall'Etiopia poi sei diventato cittadino italiano con grande soddisfazione per te, il tuo primo arrivo fu proprio all'Aquila che oggi ricorre l'anniversario del tragico evento del 2009. Ci sarà una fiaccolata questa sera, ma esatto. Sicuramente ci saranno anche le staffette che Franco Schiazza e tutta la Soggeda Manoppello tutti gli anni, partendo da più punti, da più paesi, per concludere il tutto all'Aquila. Tu sei stato all'Aquila, visto alla grande questo evento. Benjamin, domenica sei stato a Roma, maratona di Roma, seconda esperienza, la primavera, perché nella prima hai fatto l'esordio a Lecce, poi però era di passaggio, diciamo, Lecce, proprio per capire e per sondare i 42 chilometri. Ti sei emozionato fortemente, scommetto, a Roma, soprattutto alla partenza? Emozionato tantissimo, perché per me la maratona di Roma veramente una cosa bellissima e particolare. Mi sono emozionato perché, come la prima maratona mia, sono contento anche questo tempo, che ho fatto questo tempo buono per me come la prima, quindi spero di il prossimo maratona. Alberico buono, ma poteva fare anche meglio. Ma penso di sì, perché farà meglio. Intanto la giornata non è stata delle migliori, penso che atleticamente ci si potrebbe aspettare di meglio da una giornata un po' più positiva. E poi, secondo me, con una gestione anche agonistica, con meno appuntamenti così intensi, potrebbe portarti a crescere ancora meglio in questo senso. Com'è stata la condotta di gara? Ho visto che sei stato bravo, sei partito, diciamo, a un ritmo non impossibile, poi hai sofferto sicuramente un pochettino l'ultima parte. Siamo ritmo veramente bellissimo fino a 36 km e poi dopo 36, cioè quella pioggia e quel po' di vento, però ci sono sempre i sportivi, cioè a qualche momento ci sono qualche problemino, però io Perché per come corri e come spingi coi piedi, sicuramente i San Pietrini bagnati saranno stati un po' un sacrificio enorme. Sì, come ci lo sta. È per te, sacrificio per me. Ci sta tanti sacrificio, ma sempre avanti con coraggio.
confermiamo, lo dicevamo prima, primo degli abruzzesi su ampio margine davanti a Domenico Barbierato e Silvio Aceto. No, può ancora migliorare tantissimo, sarà il suo miglioramento e ce lo auguriamo di rivederti in autunno, non prima, in una maratona dove farai sicuramente il record. Domenica sarai al Vivi Città, anche perché nelle ultime due edizioni sei stato il vincitore, come si suol dire, non c'è due senza tre. Tanto domenica sarai sicuramente di nuovo con noi. Alfredo, cantautore, allora, da Guardia Grele, dicevamo da Guardia Grele a New York, ci spieghi, prima si chiamava il Bolognino d'Oro, adesso ha cambiato nome, ma alla fine... Sì, parte tutto da Sanremo dell'anno scorso, io ero andato per pubblicizzare il Bolognino. Che sei tornato anche quest'anno con Rettiron. Sì. Quindi l'anno scorso mi è stato dato l'incarico attraverso Antonio Vandoni di Radio Italia, come responsabile del Festival di New York in Abruzzo. E quindi l'anno scorso ho voluto concludere diciamo un percorso del Bolognino trentennale e dare una conclusione insomma alta a questa manifestazione che ho creato per gli abruzzesi, ma che poi nel proseguo degli anni insomma è diventata importante fino a New York. Quest'anno ho riavuto l'incarico e quindi, siccome pensavo di concludere il mio percorso, io sono un cantautore, però mi piace anche organizzare. Abbiamo avuto il piacere fai parte della famiglia Wisp, abbiamo avuto il piacere di ascoltarti una serata. Sono un cantautore, però ho avuto sempre così il bisogno, come vocazione, insomma, di collaborare con altri cantautori, oppure ecco, di inventarmi festival per poter proporre la musica dei cantautori abruzzesi. Tra l'altro, Alfredo, parlavamo di un matrimonio, di un connubio fra lo sport e la musica. Una delle caratteristiche più importanti della Maratona di New York è proprio il fatto che ci sono tantissimi gruppi musicali, praticamente ad ogni isolato gli atleti gustano musica. Con ciò diverse. Che vuoi fare, vuoi invitare domenica per la Vivi Città a Pescara? No, ma per la Maratona di Pescara qualcosa ci inventeremo. Benissimo, sarebbe bellissimo, anche proprio perché insomma la musica è il sottofondo, certo. E fa compagnia a chi fa sport. Credo che come la corsa la musica è sensazione. È l'anima forse è l'anima del corpo, quindi. Alfredo, come ci si iscrive? Chi si può iscrivere? Allora, quest'anno sapendo che la finale è a luglio, poi è proprio a Guardia Grele. Quest'anno appunto il festival si chiamerà Ladislao Festival, che è il rovescio della medaglia del Bolognino d'Oro di Guardia Grele. È il re che ha coniato la moneta nel 1300 del Bologna. Cioè, Guardia Grele per le monete non vi fate mancare mai nulla. L'ultimo arrivato fu Auriti con l'Essime. Io ho voluto mettere in risalto sempre la parte storica, insomma, del mio paese, quindi. Certo. E quindi si chiamerà Ladislao Festival. Guarda caso, è pure il paese di Alberico di Cecco, guarda un po'. E ci si iscrive mandandomi un pezzo inedito a ladislaofestival@virgilio.it. Oppure il mio numero, mi possono chiamare personalmente 347-6357-831 e io faccio una selezione tramite le mail che mi arrivano per fare una scrematura per una finale che poi si avrà il 15 luglio a Guardia Grele. Da questa finale verrà Antonio Vandoni di Radio Italia a declamare il vincitore e uno dei cinque vincitori in tutta Italia. Che parteciperà il 10 settembre al Festival di New York. L'anno scorso è stato presentato da Pupo, lei è Valentina Stolfi, la cantante che abbiamo portato di Ascoli Piceno, perché io sono il responsabile del Centro Italia. Perfetto. Come Ladislao Festival noi pagheremo le spese al vincitore, quindi chi vince New York. Il Ladislao. Una bella vacanza. Si farà una bella vacanza. Soprattutto un bel biglietto. E poi ci sarà un premio a New York. Soprattutto un bel bigliettino da visita. Alberico, due brevi domande. Brevemente, per passare a un altro aspetto importante siamo arrivati alla fine, del lavoro statistico che ha fatto Gianluca, che non riguarda più il movimento in generale, bensì ci fa comprendere atleta per atleta. Quindi tutti coloro che si iscrivono al Corri l'Abruzzo potranno scaricare la propria personale posizione e cosa potranno capire? Sì, oltre a questo lavoro che abbiamo visto prima, ho preparato un altro lavoro a parte, e che è un applicativo sostanzialmente. Che ricordiamo verranno pubblicati subito dopo il Vivi Città e aggiornati mensilmente sul sito Atletica Wisp. Sia il rapporto statistico che abbiamo visto prima, ma anche questo secondo lavoro, che qui vediamo spiegato brevemente, si tratta di un applicativo, quindi un programma da scaricare
sul sito e di utilizzare sul proprio PC. Con questo programma, che è molto semplice, è possibile avere, come abbiamo visto, la lista di tutte le gare e cliccando sulla lista appare immediatamente la classifica, per cui è uno strumento che già possiamo utilizzare per vedere le classifiche e i risultati. Però ci permette di andare oltre, perché per ogni singolo atleta è possibile vedere il proprio risultato, quindi fare l'inverso. Per cui ognuno... noi partiamo dal database, scarichiamo tutte le gare, per ogni gara c'è la lista di atleti. Sì, ma una volta che viene aggiornato, io cliccando sul mio nominativo, sul tuo nominativo, vedrò quali sono i miei risultati e poi posso avere anche un grafico per vedere il mio andamento. Di atleta per atleta, Carlo. Gianluca, molto interessante quello che ci hai portato oggi, sicuramente tornerai con più tempo, anche perché tutte e quattro meriterebbero una puntata esclusivamente molto per loro, ma il tempo è limitato. Professore, domenica mattina ovviamente saremo in Piazza Salotto con un gazebo, con una struttura. Con una postazione Lilt, e invitiamo tutti gli atleti che conosciamo a farsi una foto vicino alla nostra postazione. Grazie, grazie, grazie soprattutto per quello che fate. Complimenti, ci sarà ovviamente Milena, non può mancare, sì, assolutamente. Sicuramente sì, il gruppo dei volontari a cui si deve moltissimo. E poi presentiamo il prossimo evento che è sempre, io direi, collegato anche con lo sport, perché sport, aria aperta, sole e quindi prevenzione, questa volta secondaria, delle lesioni cutanee, quindi allegria, dei melanomi poi, eccetera. Stiamo organizzando per maggio insieme all'Università di Chieti e le altre LILT regionali una giornata di prevenzione con visite gratuite. Casomai tornerà a parlarcene con più sì. Attenzione. Grazie. Benjamin, già hai recuperato, ti vedo già pimpante. Sì, ha finito la stanchezza, fra due ore si finiscono. È finita la stanchezza? Sì, sì, sì. Qui c'è pure Luna insieme a te, la vogliamo invitarla? Vieni qua Luna, la splendida Luna, vieni da papà, una splendida con la moglie Valeria che ti segue sempre come tecnico, come moglie, come tutto. Arriva. Eccola qua, la bellissima Luna. Alfredo Scogna, bocca al lupo allora. Per quello che sta di partecipare alla maratona di New York, così. Prima la maratona di Pescara, quello sicuramente, anche perché viene dopo New York, perché devo perdere anche un po' di chili, a parte la musica, quindi bene. Alberico, appuntamento domenica a Pescara, ci si può iscrivere anche la mattina della gara, una piccola sovrattassa per la passeggiata e per i bambini, sì, gli altri sicuramente no, perché stanno arrivando talmente tante iscrizioni che giovedì si chiudono i battenti. Lo sai bene che la Luna c'è, cioè il fidanzato, sì, te l'ha detto? Ecco qua. Sì, sì. Te l'ha detto, perfetto. grazie ai graditissimi ospiti, l'appuntamento alla settimana prossima, ringraziamo sempre la WISP per questa opportunità che ci dà di parlare del mondo dell'atletica, dello podismo in generale. Buona serata a tutti. Le nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà. Song ever. It was your best song.